Ultimo avviso. A Lara Croft, quale attuale inquilina dell'immobile, la presente costituisce l'ultimo avviso in merito alla cessazione del suo contratto di possesso del maniero Croft. È pregata di sgomberare i locali del suddetto e di cederne la proprietà al signor Atlas de Mornay, amministratore patrimoniale. Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Come sai, i tuoi genitori mi hanno nominato amministratore patrimoniale in caso di loro assenza. Da quando tua madre è scomparsa, la sua morte non è mai stata dichiarata ufficialmente. E considerando le particolari circostanze in cui è morto tuo padre, non c'è da stupirsi se non ha mai stilato un regolare testamento. Purtroppo non hai alcun diritto legale sulla proprietà. Voglio venirti incontro e negoziare una modesta mensilità dal tuo fondo fiduciario, ma solo se lascerai il maniero entro la fine della settimana. Non farmi la guerra, tua madre non vorrebbe. Cordialmente, Atlas. Deve esserci un testamento o qualche prova che riveli cos'è successo alla mamma e mia da qualche parte. La cassaforte di papà. Che serata! Chi l'avrebbe mai detto? Ho conosciuto una persona. Non mi succede spesso. D'altronde sono sempre così sommerso dal mio lavoro. I miei erano una gran bella squadra. Fonte di ispirazione l'uno per l'altra. La mia corona di compleanno la sfoggiavo con orgoglio. L'ho scritto io. Avevo una bella grafia. Papà voleva mandarmi a Oxford, ma io ho scelto la University College London. Wow! Una foto di papà e Anna. Non mi sono mai piaciuti gli abiti, però il colore non era male. Questo deve essere mio nonno Benjamin. Una delle maschere Yoruba di papà, il regalo di un amico. Finalmente ho presentato Richard alla famiglia. Deve essere stata dura per mamma non accontentare la famiglia, ma sono felice che sia andata così. I libri di papà sui miti dell'immortalità. La mappa di papà delle città dimenticate nel nord della Siria. Non sapeva quanto fosse vicino a scoprire la tomba del profeta. La porta della biblioteca. È chiusa. Deve esserci un altro modo per entrare. Questa è la mappa che ho disegnato per la mia prima spedizione con papà. Aspetta, potrei raggiungere la biblioteca passando dal vecchio corridoio della servitù. I manufatti di papà della Valle del Nilo. Ho sempre adorato guardarli. Papà si era appassionato ai miti dell'immortalità dopo le sue spedizioni in Egitto. È troppo buio. Mi serve una torcia.